cosa è l'occorrente per il trek? Per il trek occorrono fondamentalmente degli strumenti che ci servono per quando ci si ferma, quando si fa una sosta. Sono di fondamentale importanza capezza e longia, perché il nostro cavallo non lo terremo con un'imboccatura, con un filetto o quant'altro, e una longia per legarlo a un albero, a un punto dove faremo la sosta. Per cui capezza e longia fondamentale per un trek sono poi gli strumenti di primo soccorso. Nel primo soccorso dobbiamo avere delle bende, dei nastri adesivi come cerotti, delle fasce e dei medicamenti, disinfettante, un qualcosa per le punture di insetti eventualmente, e anche per uso umano ovviamente la stessa situazione, un laccio emostatico in caso di una ferita, perché è fondamentale bloccare dopo aver avuto un incidente, eventualmente si chiama poi un veterinario, però il primo soccorso è fondamentale. Per cui un intervento di primo soccorso e lo mettiamo nelle nostre bisacce. Poi, per terzo elemento fondamentale, il piede del cavallo. Il piede del cavallo è quello che ci occorre per il nostro trek. Per il nostro trek, se dovessimo perdere o avere un ferro che si smolla, abbiamo delle pinze multiuso con un martello e uno strumento comunque unico che può permetterci di tirare dei chiodi che si allentano, oppure in caso di necessità, se dovessimo perdere il ferro, abbiamo una scarpetta che è il quinto piede del cavallo, la quinta ruota, diciamo, perché se si perde un ferro il cavallo ha necessità di non prendere sobbattiture, di non avere problematiche di tipo traumatico sul proprio piede. Appoggiamo la nostra scarpetta, posizioniamo nella nostra bisaccia la scarpetta e il tirachiodi, in modo da partire in sicurezza per il nostro trekking.